Mirko ci ha appena detto che si è conclusa una parte importante della Bibbia, in pratica. Eh sì, chissà di cosa ci parlerà adesso. Infatti, perché non glielo Ah chiediamo? sì, dai. Ok, Don Mirko! Ciao Alessia, Ciao Don, ciao Irene, ciao! ciao. Di cosa stavate parlando? Tu ci hai detto che si è conclusa una fase importante della Bibbia, ma adesso di cosa si parlerà? Sì, è vero, siamo proprio a un punto di svolta. Abbiamo concluso i primi cinque libri della Bibbia, dal libro della Genesi al libro del Deuteronomio, chiamati Pentateuco, oppure anche Torah, che vuol dire in ebraico istruzione o legge. E adesso si apre una nuova fase nella Bibbia. Allora, nella Bibbia fisicamente iniziano i libri storici, oppure chiamati anche i libri dei profeti. Dal punto di vista della storia di Israele, abbiamo visto come il popolo fuggito dall'Egitto, che è rimasto per 40 anni nel deserto, ormai è sul punto di entrare nella terra promessa. Allora vi anticipo già quello che vivremo nei nostri prossimi incontri: il popolo, un po' alla volta, entrerà nella terra promessa, la conquisterà, sbaraglierà le altre nazioni, gli altri popoli, e un po' alla volta il nostro popolo si organizzerà con la monarchia, ci sarà un re in Israele, una successione di re, fino a che qualche secolo dopo, la monarchia di Israele verrà sconfitta dagli imperi, prima l'impero assiro e poi l'impero babilonese. Questa epopea, insomma, che nasce in maniera positiva con la conquista della terra promessa, e sembra che nessuno possa reggere l'urto degli israeliti, secoli dopo si conclude davvero malamente con la sconfitta di fronte a imperi come quello assiro e quello babilonese, che spazzano via Israele e lo mandano in esilio. È quindi una parte della Bibbia, direi, da un tono più triste rispetto alle pagine che abbiamo visto finora. Erano le pagine in cui la nazione nasceva, Dio faceva alleanza con i patriarchi, Dio ha liberato il popolo dall'Egitto e lo ha reso libero, appunto, non più schiavo, ma una nazione indipendente. Adesso abbiamo le prime mosse di questa nazione, che parte bene, conquista la terra promessa, ma poi tutto finirà malamente. Cosa dice la Bibbia? Che queste cose sono successe perché il popolo non ha rispettato la legge di Mosè. Forse vi ricordate tutti quei discorsi di Mosè nel Deuteronomio, che diceva: dovete rispettare la legge, se osserverete la legge arriverà la benedizione. Il popolo sembra, dalla vicenda che è raccontata nella Bibbia, sembra essersi comportato in maniera diversa rispetto alla legge, ha dimenticato Dio, ha dimenticato la carità verso il prossimo, e questo popolo è destinato alla sconfitta ad opera di eserciti più potenti ed è addirittura destinato all'esilio. Allora noi ci troviamo adesso proprio di fronte a questa parte della storia di Israele. Quindi vediamo proprio, a partire dal libro di Giosuè, le nuove, vicende che ci riserva questa storia di Israele. Iniziamo oggi il libro di Giosuè, siamo nel primo capitolo di questo libro che apre una nuova parte e sezione della Bibbia. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do loro, agli Israeliti. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti fino al mare grande, dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Madonna, quindi come Mosè, anche Giosuè è un prediletto agli occhi di Dio. Sì, Mosè è il successore, scusate, Giosuè è il successore di Mosè. È colui che ha ricevuto da Mosè questa consegna dello Spirito, ha ricevuto questa eredità preziosa che è la salvezza del popolo di Israele, e certamente tocca adesso a Giosuè compiere l'opera che Mosè aveva iniziato. Quindi, certo, anche Giosuè è un grande personaggio. Teniamo però presente che c'è una distinzione essenziale tra Mosè e Giosuè. Mosè è servo di Dio,
Mosè è servo di Dio, ha un rapporto particolarissimo con Dio. Si dice che Dio parlava faccia a faccia con Mosè. Mosè ha ricevuto la vocazione al roveto ardente. Mosè davvero è un grande condottiero. Giosuè non è tanto servo di Dio, ma è servo di Mosè, quindi è in un grado inferiore. Giosuè non raccoglie su di sé tutta quella benedizione che ha raccolto Mosè, non ha questo ruolo così fondamentale. Giosuè è un servitore di Mosè, eppure sì, da un certo punto di vista Dio può dire: come sono stato con Mosè, così sarò con te, non ti lascerò né ti abbandonerò. Abbiamo già visto qualche incontro fa come Giosuè sembra essere la persona giusta al posto giusto. Aveva dei tratti caratteristici, un grande condottiero, un grande guerriero valoroso e coraggioso. Mentre tanti dicevano: abbiamo paura di entrare nella terra promessa, sono abitanti più forti di noi, Giosuè era pieno di speranza, pieno di coraggio. Inoltre era autenticamente devoto a Dio questo Giosuè. Nella Bibbia si dice che pregava spesso nella tenda del convegno, cioè dove abitava Dio. Inoltre Giosuè è una persona degna di fiducia agli occhi di Mosè, è una persona insomma che ha tutte le caratteristiche per essere guida del popolo e quindi è la persona giusta al momento giusto. Cos'è che dice a questo punto Dio a Giosuè? Gli dice: sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Ma cosa che vuol dire essere forte e coraggioso? Brava Alessia, la tua domanda è interessante anche perché se guardate in questo brano, la prima pagina proprio con cui si apre il libro di Giosuè, abbiamo un fenomeno caratteristico, cioè immaginatevi chi probabilmente è stato Giosuè inizialmente, un condottiero, una persona valorosa, un militare, una persona che raccoglieva attorno a sé l'esercito di Israele e infondeva coraggio e forza per sbaragliare gli avversari, quindi un militare, insomma un combattente. Ed è per questo motivo che inizialmente il discorso di Dio è questa sottolineatura: mi raccomando, sii sempre forte e coraggioso come ti sei dimostrato finora, perché tu dovrai assegnare la terra, conquistare la terra e poi dividerla tra le tribù di Israele. Quindi dovrai essere una persona molto forte, saper resistere al nemico e saper resistere anche alle tensioni tra le tribù di Israele. Poi però, continua a leggere, si dice qualcosa di diverso. Tu dunque sii molto forte e coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Ecco, rispetto Alessia alla tua domanda, notate come questa espressione coraggioso e forte si trovi al versetto 6, con riferimento alle doti di combattente di Giosuè, ma si trovi poi ancora al versetto 7. Tu dunque sii forte e molto coraggioso. Ma qui la forza e il coraggio di Giosuè non sono legati a un'impresa militare, ma, guardate, ed è molto strano, all'osservare e mettere in pratica la legge di Mosè. Capite che da un punto di vista, dicono gli studiosi, di ricostruzione del brano, sembra che qui ci sia qualcosa che è stato inserito dopo. Il contesto è un contesto militare. Si raccomanda a una persona di combattere valorosamente per Israele. Difficile che proprio in questo contesto militare Dio dica a Giosuè di rimanere legato alla legge di Mosè, di studiare come un rabbino, di avere questa legge giorno e notte accanto a sé. Capite che è un po' fuori tema. Ecco, però, allo stesso modo di quel coraggioso e forte di prima, anche per osservare e mettere in pratica la legge, bisogna essere forti e coraggiosi. Cosa dicono allora gli studiosi? Questo è un tipico brano nel quale, rispetto a uno strato più antico del testo, uno strato iniziale, che aveva a che fare solo con aspetto militare, in seguito si è voluto spostare l'attenzione
su Giosuè non più come un combattente, ma come un saggio, come potremmo dire un rabbino, cioè una persona devota della legge. Ma capite che è un po' fuori tema. Fatto sta che anche per osservare la legge bisogna essere forti e coraggiosi. E questa mi pare una provocazione molto bella anche per noi, cioè per vivere la relazione bella e piena con Dio e con le altre persone bisogna essere forti e coraggiosi. Per fare i supereroi non ci vuole tanto, tante volte dico così ai nostri ragazzi, per fare i supereroi una volta nella vita non ci vuole tanto. Essere perseveranti nelle piccole cose, nei nostri piccoli impegni quotidiani, nelle amicizie, negli affetti, nelle piccole cose davvero è richiesto un grande eroismo, essere forti e essere coraggiosi. Anche solo semplicemente ricordarsi con una piccola preghiera di Dio, con un segno di croce tutti i giorni, è qualcosa che richiede forza e coraggio, forse più ancora che fare gli splendidi una volta sola nella vita, così come dei fuochi d'artificio. C'è bisogno invece di perseveranza. E vediamo adesso come continua il nostro brano. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. Notate che questa raccomandazione, non aver paura e non spaventarti, che troviamo al versetto 9, che potreste sottolineare, è qualcosa di importante. Cioè, immaginatevi il contesto. Abbiamo un popolo che è stato 40 anni nel deserto, un popolo che è già andato in ricognizione e ha trovato nella terra promessa città forti, abitate, una popolazione molto valorosa le abita, e quindi la paura di popolazioni nemiche che potrebbero essere più forti, ben difese, meglio equipaggiate rispetto a un popolo che da 40 anni vive nel deserto. E quindi è importante che Dio dica a Giosuè: sii forte, sii coraggioso, mi raccomando, combatti bene, non aver paura, non spaventarti, anche se sembra che queste popolazioni sono più potenti di voi. Perché? Per che motivo Giosuè non deve spaventarsi? Non perché Dio gli dica una bugia, cioè tu sei più forte di loro, non è vero, ma Dio gli dice: io sono con te dovunque tu vada. Quindi non ti voglio ingannare, tu non sei più forte di loro, sono popolazioni più forti di voi, ma io sono dalla vostra parte. E infatti le vittorie che vedremo in questi libri della Bibbia, nella nuova fase dei libri storici, sono vittorie non tanto merito di Israele, ma merito dell'intervento di Dio. È Dio, insomma, che garantisce la vittoria, non le forze di Israele, che è sempre un piccolo popolo rispetto a popoli molto più potenti. Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo: passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo, fatevi provviste di viveri, poiché fra 3 giorni voi attraverserete questo Giordano per entrare a prendere possesso della terra che il Signore vostro Dio vi dà in proprietà. Fate presente che c'è questo discorso del fiume Giordano da attraversare, perché quando il popolo uscito dall'Egitto conquista la terra promessa, non fa il giro diretto ma fa un giro largo, quindi andando al di là del Giordano ed entrando nella terra promessa, attraversando appunto il Giordano. E vedremo che questo attraversare il fiume Giordano è una sorta di epopea tipo il passaggio del Mar Rosso. Anche qui ci sarà un evento miracoloso che consente il passaggio di questo fiume. Il popolo rispose a Giosuè: faremo quanto ci ordini e andremo dovunque ci mandi. Vedete che bello è questo aspetto di concordia nel popolo, il popolo che segue, direi ciecamente, Giosuè: faremo tutto quello che ci ordini, andremo dovunque tu ci mandi. Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te, purché il Signore tuo Dio sia con te come è stato con Mosè. Chiunque si ribellerà contro di te e non obbedirà a tutti gli ordini che ci darai sarà messo a morte. Don, ma perché Dio può accettare ancora questa violenza? È vero, anche in questi libri, come nelle pagine precedenti della Bibbia, troviamo riferimenti a ordini di violenza che noi sentiamo davvero esagerati ed esasperati. Qui si dice che chiunque si ribellerà all'autorità di Giosuè sarà senza nessun discutere, insomma, messo a morte. Cosa penso voglia dire il nostro brano della Bibbia? Certamente si gioca in epoche dove
non c'erano grandi garanzie, grandi diritti, grandi processi, quindi le cose si risolvevano molto molto facilmente. Sarà messo a morte chiunque è infedele e chiunque non segue le decisioni di Giosuè. Ma direi che la cosa più importante è il fatto che il nostro popolo deve rimanere unito. L'unico modo per Israele di conquistare la terra promessa è rimanere strettamente uniti attorno a Giosuè, attorno a questo condottiero. È per questo motivo che chiunque sceglierà strade diverse e non obbedirà a Giosuè, che in fondo è la voce di Dio, sarà eliminato. Il popolo, ci dice la Bibbia, necessita di unità per poter entrare nella terra promessa. Anche qui però non calcherei la mano su questo discorso della violenza voluta da Dio o accettata da Dio, eccetera, perché il messaggio più grande è quello di una missione da compiere e dell'unità da mantenere per poter arrivare al risultato.